Bene, buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro dal titolo Al cuore della sostenibilità. Perché questo titolo? Perché il termine sostenibilità è ormai un termine in cui siamo immersi. È quindi un termine che però chiede di essere compreso e per comprendere un termine bisogna capire, riprendendo il titolo del meeting, che cosa fissa questo termine. Da dove prende il nome? Allora io introduco uno spunto e poi vi presento i nostri relatori con una slide che pregherei di mandare. Allora, questa immagine che vedete è l'immagine di le cosiddette torri del vento, un sistema che nell'antica Persia veniva utilizzato per refrigerare gli ambienti sfruttando le differenze di temperatura tra i lati delle torri, le differenze di flussi di venti, con l'aggiunta di alcune vasche d'acqua che permettevano di creare aria fresca direttamente dal contesto. Noi invece facciamo questa cosa, cioè costruiamo degli strumenti tecnicamente molto potenti, i condizionatori, ma otteniamo questo tipo di risultato, che è anche particolarmente brutto. Allora, la riflessione introduttiva è molto semplice. Questo è un tipo di architettura che è in relazione col contesto, sfrutta e si rapporta col contesto in maniera intelligente. Noi abbiamo una potenza conoscitiva molto maggiore, abbiamo una conoscenza scientifica e tecnica molto maggiore e quindi abbiamo un contesto molto più ricco di quello che potevano vedere gli antichi persiani e quindi possiamo fare delle cose molto più potenti tecnicamente, ma è come se avessimo perso la capacità di un rapporto equilibrato, corretto, intelligente con tutto il resto. Per cui facciamo case, diciamo, fatte male dal punto di vista della temperatura e poi aggiungiamo una correzione che è quella che qua vedete. Allora, il tema che io vorrei porre ai nostri relatori è: ma allora, al cuore della sostenibilità c'è una capacità tecnica maggiore o la ripresa di un senso del rapporto con tutto quello che ci circonda, la ripresa di un legame tra il mio gesto, la mia azione economica, sociale, per esempio, imprenditoriale, e il contesto, non soltanto ambientale, ma anche il contesto degli altri o dei prossimi. La sostenibilità ci richiama o ci porta solo a una... a scaricare sul problema un'abilità tecnica o ci chiede un cambio di mentalità? In modo che anche la tecnica che abbiamo, che è un gran valore ovviamente, sia al servizio di un senso più profondo, come del resto la parola tecne in greco indica, perché in greco tecne vuol dire arte. Noi abbiamo come separato le due cose, abbiamo la tecnica ma abbiamo perso il senso dell'unità delle cose. Questo è e del rapporto con esse. Questo è lo spunto con cui vorrei introdurre i nostri relatori. Abbiamo alla mia sinistra la professoressa Maggino, che è una professoressa di statistica sociale alla Sapienza di Roma ed è esperta per i temi della sostenibilità e del benessere presso la Presidenza del Consiglio. Ora siamo in un momento di passaggio, ma diciamo fino a pochi giorni fa questa era e tuttora è. Ed è il motore alle spalle della cabina di regia Benessere Italia che si è costituita recentemente al governo. Alla mia destra abbiamo il professor Giovannini che da tempo ci sta accompagnando nel introdurci a questo tema della sostenibilità, che in questo luogo è in veste di portavoce di ASVIS, questa realtà che sta spingendo la politica a inglobare i temi della sostenibilità nella sua agenda.
oltre ad essere stato già ministro, professore di statistica economica e presidente dell'Istat, e il dottor Paolo Carnevale, che è il direttore della Fondazione ENI Enrico Mattei, che ci farà vedere come quello di cui parliamo poi diventa un'azione concreta, essendo la Fondazione in prima linea sui temi energetici. Io quindi lascio la parola innanzitutto al professor Giovannini, che vi ricordo che l'anno scorso ci fece un quadro della situazione abbastanza preoccupante, e quindi non so che quadro dipingerà oggi a un anno di distanza. Faremo un giro di tavolo, diciamo di poltrone, e poi domande dal pubblico, quindi l'ultima parte dell'incontro sarà aperta a un dialogo con voi. Prego. Grazie, buongiorno. Mi domandavo se voi riuscite a sentire, perché di qua è piuttosto complesso, ma insomma giustamente siete voi che dovete sentire. Ma io partirei proprio da quelle immagini che abbiamo visto. L'idea che una volta l'uomo era in relazione con la natura e poi abbiamo perso questa relazione è un'idea sbagliata. Perché non è vero che ovunque l'uomo fosse in relazione con la natura in un'ottica sostenibile. Tutti conoscono, credo, l'esempio dell'isola di Pasqua, un'isola che la cui civiltà è stata distrutta dal fatto di aver tagliato le proprie ricchezze in termini di capitale naturale. Quindi ci sono state civiltà che hanno interpretato meglio questa relazione con la natura, ma poi parlerò anche della parte sociale, e società che hanno invece fatto un errore capitale. Ed è l'errore che il mondo ha fatto, in particolare negli ultimi 50 anni, ma per spiegarvi questo errore mi tocca, da professore di statistica, introdurvi una cosa molto semplice, non vi spaventate. L'errore di prima e di seconda specie. L'errore di prima specie, che noi tendiamo esseri umani a minimizzare, è quello di perdere un'occasione, quindi in qualche modo di rifiutare un'ipotesi vera. Poi vi faccio un esempio. L'errore di seconda specie è quando invece accettiamo un'ipotesi che poi si rivela falsa. E normalmente il costo di questo errore di seconda specie è molto più alto. L'esempio classico: voi non mangiate da 15 giorni, trovate un biglietto da 5 euro per strada, potete decidere di comprarci un panino o di comprare il biglietto della lotteria. Cosa fareste voi? Alzi la mano chi pensa di comprare un panino. Alzi la mano chi pensa invece di comprare il biglietto della lotteria. Non c'è paura. Non... Ecco, questa percentuale, non so se siamo esattamente in percentuale giusta, è esattamente quello che poi la statistica cerca di fare per prendere le decisioni. Qual è il punto? Se voi mangiate un panino pensando che il biglietto della lotteria fosse non vincente e poi invece quello vincente, voi oltre al panino vi mangiate le mani, il braccio, tutto quanto, ma intanto avete mangiato un panino. Se invece voi pensate che il biglietto sia vincente, lo comprate e quello non è vincente, cioè avete accettato un'ipotesi falsa, voi non avete mangiato né il panino né vinto la lotteria. Ok? Bene, Tim Jackson nel suo libro Prosperità senza crescita si pone la domanda: ma non è che il mondo ha sbagliato accettando l'ipotesi falsa che la crescita economica di per sé avrebbe significato sviluppo e sviluppo per sempre? Questa è la domanda che hanno fatto, a cui hanno risposto per esempio nell'isola di Pasqua, decidendo di tagliare gli alberi. Il PIL non si calcolava all'epoca naturalmente, ma il PIL dell'isola di Pasqua avrebbe avuto un'impennata di questo tipo e poi sarebbe crollato.
altri soggetti avrebbero scelto un percorso più sostenibile, cioè più duraturo. Non scordate che in francese non si dice sostenibile, si dice durable, che dà questa idea del tempo. In inglese la parola sostenibile è invece legata all'idea del sostegno, cioè qualcosa che può essere portato avanti insieme, tra l'altro. Bene, il cuore della sostenibilità è esattamente questo. E dov'è che il mondo ha scelto, quando il mondo ha scelto per la non sostenibilità? Non perché qualcuno fosse stupido, ma perché ha preso per sbagliata l'assunzione. E che finché il benessere e la crescita del PIL riguardava il mondo occidentale, qualche centinaia di milioni di persone, e il resto del mondo poteva morire di fame, quel modello sembrava una grande idea. Quando invece con la globalizzazione il modello è stato esportato a tutto il mondo, che ha consentito a miliardi di persone di uscire dalla povertà estrema, io vorrei ricordarlo ogni volta questo elemento, ci si è accorti che non abbiamo 3, 4, 5 pianeti per gestire quel tipo di consumi. Se tutto il mondo consumasse come gli Stati Uniti, ci servirebbero 5 pianeti e non ce li abbiamo, punto. Questa cosa non è nuova. 50 anni fa il Club di Roma disse, pubblicando il libro I limiti allo sviluppo, in realtà era I limiti alla crescita, tradotto in italiano con un errore culturale che ha influenzato generazioni di economisti e di commentatori che normalmente leggono i titoli, no? No, sto scherzando naturalmente. E quindi lì si diceva è la crescita quantitativa che ha necessariamente dei limiti. Bene, 50 anni fa il Club di Roma disse: guardate che se continuiamo così, intorno al 2030 arriveremo a 8 miliardi di persone, a quel punto il sistema collasserà e torneremo a 6 miliardi alla fine del secolo. Ma non perché, come dice Elon Musk, andiamo a colonizzare altri pianeti, no, perché ci ammazziamo tra di noi. Ecco, quale fu la risposta degli economisti, della politica? Dissero: no, no, ma lo sappiamo, ma la tecnologia ci salverà. Cioè noi riusciremo attraverso il mercato, attraverso la nostra intelligenza, a trovare soluzioni che eviteranno il collasso di questo tipo. Il fatto è che l'accelerazione straordinaria che il mondo ha avuto negli ultimi 30-40 anni ha oltre che compensato lo straordinario uso delle nuove tecnologie. Oggi l'intensità energetica dell'attività umana è molto minore rispetto a quella di 50 anni fa. Ma certo, se poi gran parte del mondo in termini di persone ancora usa il carbone o la legna per cucinare, è chiaro che quel tipo di sviluppo non ha evitato lo scontro contro i cosiddetti limiti planetari. E questo mi porta alla parte sociale. Gli economisti, gli ecologi, gli scienziati hanno in qualche modo, attraverso i loro modelli, passato l'idea che ci sono dei limiti oltre i quali a un certo punto il sistema diventa esplosivo, insostenibile. Oltre un certo livello di CO2 dentro questo ambiente ci fa morire, punto, non c'è discussione. Gli economisti hanno immaginato dei limiti al rapporto debito-PIL delle imprese, piuttosto che, insomma, un'altra serie di indicatori. Tutto questo ha lasciato in qualche modo sullo sfondo, a parte, l'idea della sostenibilità o insostenibilità sociale. E noi ci domandavamo queste cose nel 2001-2002 all'OCSE, quando facemmo il primo progetto internazionale sulla misura della sostenibilità. E diceva, ci rendemmo conto che la mancanza, se volete, di una condivisa visione di come una rivoluzione scatta, una teoria della rivoluzione, fa sì che l'elemento sociale non ha la stessa forza in termini di sostenibilità di quello economico
e di quello ambientale. Ma non vuol dire che le società non possono scoppiare per insostenibilità sociale, anzi normalmente è così che avvengono le rivoluzioni, non perché l'ambiente fa la rivoluzione, l'ambiente lo sta già facendo, il pianeta, ma non è questo che fa cadere i regimi. Ecco, negli ultimi anni ci si è dunque resi conto che la sostenibilità sociale è altrettanto importante di quella ambientale, economica e dunque anche di quella istituzionale. Arrivo alla conclusione. Nel 2015, dopo 2 anni di negoziazioni, il mondo si è messo finalmente d'accordo su cosa vuol dire in pratica la definizione che una commissione internazionale nel 1987 elaborò. La commissione di un ex primo ministro norvegese, la commissione Brundtland, che disse: lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione attuale di soddisfare i propri bisogni senza far sì che le generazioni successive non possano fare altrettanto. Quindi consentendo alle generazioni successive di soddisfare i propri bisogni. Capite che messa in questi termini, il tema della sostenibilità è un tema di giustizia. Ed è un tema di giustizia tra le generazioni. Ed è per questo come l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, che riunisce più di 230 soggetti della società italiana, abbiamo proposto alla politica come primo elemento quello di mettere il concetto di sviluppo sostenibile in Costituzione. Perché? Perché quando le Costituzioni occidentali, ma non solo, sono state scritte, nel secondo dopoguerra, c'era ancora l'idea che lo sviluppo sarebbe stato necessariamente continuo. E se quindi c'era una generazione da proteggere era quella anziana, non quella giovane. Quella giovane sarebbe stata per definizione meglio. La Francia, la Svizzera, la Norvegia, il Belgio hanno cambiato la loro Costituzione recentemente per introdurre questo principio. E noi europei siamo molto fortunati, in realtà siamo molto bravi, perché nel Trattato di Lisbona del 2009 il concetto di sviluppo sostenibile, all'articolo 3, è proprio indicato come uno dei motivi, delle finalità dell'Unione. E viene poi declinato con tutta una serie di parole chiave che corrispondono esattamente ai principi dell'Agenda 2030, quella approvata da tutti i paesi del mondo nel 2015, che articola questo concetto di sostenibilità in 17 goal, 169 target, che trovate poco più avanti in quello stand dove potete capire di più. Il primo è la povertà, la lotta alla povertà, il secondo è l'alimentazione, il terzo è la salute e poi l'educazione per tutti e poi la lotta alla discriminazione di genere. Dice: ma professore, ma non era una questione ambientale? E poi passano i goal economici, l'acqua naturalmente come diritto per tutti, l'energia rinnovabile e sostenibile, la buona occupazione, la crescita del reddito, che non è più vista come un antagonista, ma come uno degli ingredienti che tira fuori le persone e le rende capaci, o secondo l'approccio delle capabilities di Amartya Sen, di esprimere il loro essere. E poi naturalmente ci sono anche gli elementi ambientali e quelli istituzionali. Ecco, vedete, e qui concludo, la buona notizia è che dal 2015 molti paesi hanno preso seriamente questa agenda e hanno cambiato modo di funzionare, far funzionare le proprie istituzioni, creando appunto delle cabine di regia per organizzare le politiche, ma non solo quelle nazionali, anche quelle regionali, quelle cittadine, perché molte delle competenze sono disperse a diversi livelli. Altri paesi invece si sono ritirati da questa sfida, altri hanno un po' traccheggiato. Ecco, l'Italia purtroppo è uno di quei paesi che da un certo punto di vista, al di là dei provvedimenti concreti, ha perso un po' di tempo, anzi molto tempo, ed è un peccato. Ma, e con questo concludo, anche l'Europa, che pure è il luogo più sostenibile al mondo,
finora non aveva preso l'agenda 2030 come suo cuore. Le dichiarazioni programmatiche di Ursula von der Leyen, la nuova Presidente della Commissione, vanno invece tutte in questa direzione e addirittura propone, sono affezionato perché è un'idea che appunto andiamo dicendo da molti anni, che il semestre europeo, che è il coordinamento di tutte le politiche economiche, sociali e ambientali, che si conclude poi con le raccomandazioni ai singoli paesi, si è articolato intorno all'agenda 2030. È chiaro che questo è un cambiamento epocale, potenziale, non solo delle politiche europee ma anche di quelle nazionali. Ecco, in conclusione dunque, se il futuro non è sostenibile, non è. C'è tantissimo da fare, a livello internazionale ci sono ottime pratiche anche da copiare, l'Italia faticosamente si sta muovendo, il settore privato ha capito che questa è una grande opportunità anche di business, il settore della società civile è più avanti forse di altri settori della società italiana, i media sono un po' indietro perché è un tema complesso, no? Che non si comunica facilmente. È per questo che ringrazio naturalmente il meeting di insistere quest'anno ancora di più su questi temi, perché sono centrali, l'avete capito, non solo per le future generazioni, ma anche per questa. Grazie. Bene, grazie. Grazie per questo quadro di riferimento, questi approfondimenti che mi danno anche l'occasione di introdurre l'intervento della professoressa, perché sia scientificamente che come ruolo, diciamo, nell'ambito del governo, lei è in prima linea su questa sfida di incorporare la sostenibilità nell'azione intima quasi del governo, della politica. Quindi qual è la sua esperienza, quali sono i punti che lei vede? Buongiorno a tutti e innanzitutto volevo ringraziare il meeting per questo invito che sembra quasi una seconda puntata rispetto a quella alla prima che abbiamo sviluppato l'anno scorso. Prima di esporre l'esperienza che si sta concretizzando presso il governo, volevo fare una premessa più concettuale, perché è anche la premessa concettuale che ha consentito di far partire questa esperienza. Intanto sul concetto di sostenibilità. In realtà quando usiamo questa parola la attribuiamo sempre a qualcosa, quindi è quasi più un aggettivo che non un'essenza in sé. Quindi si attribuisce sempre a qualcosa. È diventato quasi di moda, cioè il rischio è quello che diventi un'etichetta, un brand, e quindi per evitare questo rischio è bene chiarirsi alcune cose. Innanzitutto che la terra di per sé, e parto da lontano, è sostenibile per definizione, c'era prima di noi e ci sarà dopo di noi. Quando parliamo di sostenibilità nel nostro contesto, stiamo parlando della sostenibilità della nostra vita su questo pianeta. È bene chiarirselo, perché altrimenti diventa il conflitto tra il benessere dei cittadini e il benessere della natura. Non è così. Questo vuole anche dire che quando parliamo di sostenibilità, ed è stato detto molto chiaramente da chi mi ha preceduto, dal professor Giovannini, stiamo parlando di limiti, fino a che punto noi possiamo arrivare in termini, e qui l'altra parola che andrebbe approfondita nel suo significato, di sviluppo. Allora, se parliamo di limiti, non dovremmo più parlare di sostenibilità ambientale, sociale, cioè dividere l'universo in segmenti, ma dovremmo parlare di
quali sono i limiti ultimi che noi abbiamo. E l'ultimo limite, che è anche il primo e principale, è quello del contesto in cui viviamo, che è l'ambiente, l'ambiente in senso lato. È dentro questo ambiente che poi si sviluppa la civiltà umana, la comunità umana, che è sviluppata attraverso delle relazioni, e queste relazioni sono di tanti tipi, sono sociali e sono economiche. Come vedete, sto descrivendo qualcosa che ha cerchi concentrici, non più a segmenti separati. Questo aiuta a capire anche di più la questione che è vera ed è quella centrale al cuore della sostenibilità, che è la complessità. Il rendersi conto di vivere in un sistema relazionale in cui qualsiasi azione che noi svolgiamo, qualsiasi decisione che noi adottiamo, ha delle influenze dirette ma anche indirette. Se abbiamo chiaro questo, abbiamo anche chiaro il fatto che se parliamo di sostenibilità stiamo parlando della nostra vita e quindi del nostro benessere. Questa parola è anche un'altra parola, è diventato un brand, è stata anche sviata nel suo significato. Quando io la propongo qualcuno comincia a dire: ma stiamo parlando di spa, no, benessere è qualcosa di più complesso. Nella mia esperienza accademica ho provato a cercare quante definizioni di benessere o di qualità della vita è possibile declinare, ce ne sono tantissime. Però fra tutte queste definizioni possiamo enucleare dei fattori comuni. In fondo, quando parliamo di qualità della vita, dobbiamo parlare del saper vivere e del poter vivere veramente la propria vita. E cosa vuol dire questo? Proviamo a snocciolarlo. Per esempio, poter saper dormire. Sembra una cosa stupida, in realtà è in relazione alla qualità del tempo che noi viviamo. Poter saper mangiare, e se ci pensate bene, questa questione è una delle più complesse, perché il cibo incide sull'ambiente in cui viviamo in una maniera determinante. Di pochi giorni fa il consiglio che si dà di non mangiare carne, di comunque ridurre molto il consumo di carne, non solo perché può far bene alla nostra salute, ma anche all'ambiente in cui viviamo. Questo solo per far capire l'idea di complessità, come si concretizza. Potere saper lavorare, che vuol dire riuscire a realizzare se stessi e la propria unicità. Il potere saper imparare, che vuol dire avere relazione con la crescita personale. Cioè, noi dobbiamo avere il diritto di crescere individualmente in relazione agli altri. Potere saper dare agli altri come uno dei massimi piaceri della vita. E questo in senso lato. Il potere saper creare, perché questo consente anche di contribuire al vivere comune. Il potere sapere amare in tutte le sue declinazioni. Ora, se noi raccogliamo tutti questi saperi e poteri, in fondo stiamo declinando quello che possiamo definire qualità della vita, che vuol dire innanzitutto relazione con gli altri. La questione della tecnologia, volevo fare un piccolo appunto sulla questione della tecnologia, e mi ha fatto molto riflettere l'episodio dell'esploratore francese, tra l'altro studiava la Sapienza, che è morto pochi giorni fa perché, esplorando da solo, caduto, si è rotto una gamba, emorragia interna. Qual è stata la polemica? La polemica è stata perché non c'era
il dispositivo elettronico che consentisse di individuare la posizione della persona per poterla salvare. Ma siamo sicuri che è veramente quella la questione? Cioè, siamo sicuri che con la tecnologia avremmo risolto tutto? Cioè, si sta passando l'idea che la tecnologia ci salva e quindi siamo in diritto di fare qualunque cosa perché tanto ci verrà in soccorso la tecnologia. Lì invece c'è un cattivo rapporto con gli altri e con l'ambiente, con tutto il rispetto per la persona. Era solo una riflessione che era emersa da quell'episodio in termini proprio di tecnologia. Ora, mi sono soffermata sulla parola sostenibilità. Ho tirato fuori la parola benessere in quanto il vero obiettivo che dovremmo porre al centro, però non ne facciamo mai uno slogan. Se proprio vogliamo tirar fuori una parola importante che un po' riassume tutta la questione della sostenibilità, del benessere, eccetera, secondo me dovremmo tirar fuori la parola rispetto. Rispetto per cosa? Innanzitutto per se stessi, del proprio corpo, della propria natura, rispetto dell'opinione degli altri, rispetto dell'ambiente. Ecco, se voi declinate il rispetto in tutti i segmenti della nostra vita, abbiamo trovato una chiave non solo di lettura dell'ambiente, ma anche una chiave di intervento. E qui vengo all'esperienza che sto cercando di portare avanti, vedremo come andrà a finire, presso la Presidenza del Consiglio. Tutto quello vi ho detto è stato condiviso anche col Presidente del Consiglio ed è stato identificato proprio il benessere come il centro del ragionamento e anche un centro che necessita di un coordinamento, o meglio, che diventa coordinamento delle azioni di tutti i ministeri. Cioè, alla fine ogni ministero è come se lavorasse su un dominio della nostra vita. Ma se non si coordina con gli altri, succede quello che vi ho detto all'inizio. Intervengo con un'azione, questa azione ha un effetto, ma ha tantissimi altri effetti che non posso sempre verificare. Allora, avere un coordinamento centrale consente di verificare sia in anticipo ma anche come verifica successiva questi effetti diretti e indiretti. Ora, la cabina di regia ha questo obiettivo, tant'è vero è composta da un rappresentante di ciascun ministro. Questo gruppo è affiancato da un gruppo di esperti di alto livello, tra gli esperti fa parte anche il professor Giovannini, di varia provenienza in termini di competenza, che ha l'obiettivo di essere consultato dal gruppo dei rappresentanti dei ministri. E poi c'è il gruppo operativo che è all'interno dell'ufficio del Presidente del Consiglio, che quindi rappresenta il trade union tra quanto si discute nella cabina e il Presidente. Che cosa stiamo facendo? Stiamo identificando i temi che sono talmente trasversali che o si declinano a questo livello oppure non possono essere adottati da un unico ministero. Esempio, l'esempio concreto perché vorremmo, se le condizioni ce lo permetteranno, fare la prima riunione operativa su questo tema, che è la mobilità. La mobilità, se ci pensate bene, ha talmente tante implicazioni nella vita degli individui, ma non solo, che per essere in qualche modo gestita ha la necessità di coordinarsi fra tutti i rappresentanti dei ministri. Ne ho parlato anche per esempio con le Ferrovie dello Stato, che sono spesso accusate di non elettrificare certe zone, ed ecco che arriva la spiegazione perché certe zone sono protette dal punto di vista paesaggistico
e quindi intervenire pesantemente con una forte elettrificazione comprometterebbe questo benessere, fa parte del benessere del paese, anche il paesaggio. Allora, ragionare in termini di mobilità in una maniera trasversale consente di tener conto di tutte le esigenze. Il successivo tema sarà quello del cibo, naturalmente, che richiede un pochino più di riflessione, ma sul quale stiamo già operando. Ora, questa esperienza non so se andrà avanti, e come il Presidente del Consiglio ha fatto presente proprio martedì scorso nel suo discorso, andrebbe resa stabile come esperienza. E questo è un po' il nostro auspicio, anche consentendo alla cabina di avere maggiore respiro all'interno di una compagine governativa. Questo è il mio augurio, e che questa esperienza continui, ma che diventi cultura non di una parte politica, che diventi cultura del paese, diventi modo di pensare dei politici, ma anche dei singoli cittadini, perché raggiungere una società sostenibile non è solo un problema di governo in senso lato, è anche un problema di singoli individui, delle decisioni che le singole persone prendono nella loro vita di tutti i giorni. Se queste due esperienze non si incontrano, non raggiungeremo mai la sostenibilità delle nostre vite. Grazie. Grazie, grazie per questo contributo che porta sul tema della persona, l'accento della sostenibilità. Ora, ripigliando anche l'esempio iniziale, il fatto di avere una capacità tecnica, una scienza, una conoscenza è ovviamente un valore enorme. Giustamente non è che il passato è d'oro e il futuro per forza, no. Allora chiedo al dottor Carnevale, che evidentemente non solo in prima linea ma anche sulla frontiera da un punto di vista, diciamo, del tema energetico, che tipo di sviluppi si stanno preparando e su cosa lavorate? Grazie. Grazie. Ok, funziona. Grazie molte. Allora, intanto ringrazio appunto per essere qui con voi oggi. Per me è la prima volta in assoluto al Festival di Rimini, quindi per me sono anche particolarmente emozionato di questo. Io vi vorrei parlare di economia circolare, quindi come un nuovo approccio verso una nuova sostenibilità, e mi faccio aiutare con delle slide che voi vedete alle mie spalle. Io ce l'ho qui stampate per essere più comodo appunto nel seguire il discorso. Allora, noi come Fondazione Enrico Mattei siamo nati il 7 giugno del 1989, quindi quest'anno celebriamo i 30 anni della nostra fondazione, siamo stati riconosciuti dal Presidente della Repubblica, abbiamo sempre fatto ricerca su temi di frontiera, come diceva giustamente il conduttore, e abbiamo cercato soluzioni e risposte a quelle che sono le sfide poste appunto dal cambiamento globale. Nella nuova riorganizzazione delle linee di ricerca che è avvenuta appunto in occasione del trentennale di quest'anno, l'economia circolare per noi è un punto di riferimento molto importante, tanto che gli abbiamo dedicato l'ultimo numero della rivista Equilibri, come vedete nella slide, che è proprio legata al aprire lo sguardo per chiudere il cerchio, quindi questo titolo abbastanza evocativo. E la presentazione che mi avvio a fare prende proprio le mosse da uno studio che abbiamo fatto insieme all'Università Cattolica quest'anno, proprio legato proprio all'economia circolare, come le connessioni con l'industria, con la società civile e con la policy. Ok. Allora, intanto sull'economia circolare non c'è una univocità di accordo a livello della comunità scientifica su qual è la definizione. Noi stiamo proponendo la definizione proposta da Bock nel 2016, che vedete in slide, e poi ripresa comunque anche dall'OCSE nel rapporto dell'economia circolare del 2017, cioè che la vede come tre meccanismi concentrici. E il primo e il più interno è quello di chiudere il ciclo delle risorse, che quindi ha a che fare più con il riciclo, il riutilizzo e la riparazione dei beni e dei prodotti.
Il secondo, quindi più ampio, rallentare il ciclo delle risorse e quindi che ha a che fare con mantenere un prodotto all'interno del sistema produttivo per un tempo più lungo, quindi non che abbia una obsolescenza programmata. E il terzo, che è il cerchio quindi più largo, è quello di restringere il flusso delle risorse, che quindi va quindi a ridurre quella che è l'intensità del consumo di risorse naturali, quindi entra sui concetti di ricerca e sviluppo, entra sui concetti di tecnologie che siano ecosostenibili, entra sul coinvolgimento poi del consumatore nelle scelte finali ed entra sulla scena sui concetti di sharing economy. Tutti questi tre meccanismi quindi concorrono per arrivare a una transizione energetica verso appunto un'economia circolare contrapposta all'economia di tipo lineare, anche se ognuno di essi coinvolge degli attori e dei processi differenti. E questo non va. Non riesco a farlo cambiare. Ha cambiato, ok, a posto. Allora, quindi l'economia circolare dobbiamo considerarla come fosse un sistema innovativo, teniamo conto che noi è come se volassimo su di un aereo e dobbiamo cambiarlo in corsa, perché chiaramente non possiamo farlo precipitare, comunque dobbiamo comunque mantenerlo in volo. Quindi può esserci una visione classica, quindi un'innovazione che va dalla prevenzione, tipo programmi di prevenzione dei rifiuti, giusto per fare un esempio, un'innovazione di tipo tecnologico che guarda anche la parte però gestionale, innovazioni di tipo organizzativo, ma anche concetti più ampi che vanno proprio sui driver, che entrano proprio sui processi di innovazione e sui prodotti sulle politiche e sui mercati. E nelle prossime slide vi do appunto qualche esempio su questo. Allora, intanto a livello di diffusione tecnologica dell'innovazione facciamo riferimento a un rapporto dell'Eurostat del 2014 che ha fatto di fatto un censimento di tutte quelle che sono le imprese europee che hanno prodotto innovazione a livello di economia circolare dal 2012 al 2014. Il 40% di queste imprese avevano prodotto innovazione di economia circolare, anche se tra un paese e l'altro, e lo vediamo meglio nella prossima slide, c'è notevole eterogeneità. Cioè molte di queste innovazioni, la maggior parte, riguardano innovazioni che vanno a ridurre quella che è l'impronta climatica, l'impronta ambientale, quindi il consumo di energia, e molte meno sono quelle che vanno invece a vedere la riduzione di quello che è il consumo di risorse naturali, quindi di materiali. Anche se l'Italia, forse lo si vede nella slide, è l'unica che è un po' in controtendenza, cioè ha un partner con un tasso di innovazione per il riciclo dei materiali che è superiore a quello dell'innovazione energetico ambientale. Questo per darvi un'idea di quello che succede a livello europeo. Da un punto di vista organizzativo, dove qui l'Europa è sicuramente fa da capofila a livello mondiale rispetto all'innovazione tecnologica, è un fenomeno particolarmente intenso, è quello delle politiche pubbliche legate appunto alla responsabilità estesa del produttore, quindi la creazione di catene del valore che permettono quindi il riciclo e il riutilizzo di materiali. Queste catene del valore si sono già realizzate, sono già in fase di realizzazione per quanto riguarda i settori degli imballaggi e dei materiali di imballaggio. Per il settore automobilistico dei relativi materiali, i prodotti elettronici ed elettrici, nonché per le batterie. Questo sicuramente è importante, vuol dire che ci sono create delle reti interindustriali innovative appunto per la raccolta e per il trattamento post consumo di quelli che sono i prodotti e dei beni. Lo step successivo è quello di andare a progettare il prodotto sin dall'inizio in maniera tale che si possa essere più facilmente riciclato a fine della sua vita produttiva. È quello lo step a cui dobbiamo tendere. Chiaramente tutto questo avviene quando c'è anche la spinta dal basso, cioè quindi c'è la percezione, l'interesse da parte dei cittadini e delle istituzioni verso le tematiche di economia circolare, quindi che chiaramente spingono poi il decisore politico ad adottare le proprie strategie economiche. E questo lo si vede come evidenza dalle ricerche che sono fatte appunto su internet, dai Google Trends. Si è visto che negli ultimi 5 anni il tema economia circolare è passato da 9 a 51 milioni come ricerche. E lo stesso, il grafico che vedete sotto è relativo invece a quelle che sono le ricerche di Google in Italia, anche qua l'indice di interesse è andato via via aumentando nel corso degli anni. È ancora tuttavia ancora piuttosto basso. Nella slide non è riportato, ma vi posso anticipare che a breve noi pubblicheremo
una ricerca che abbiamo commissionato, abbiamo fatto insieme all'Istituto di Statistica SWG, in cui abbiamo chiesto agli italiani che cosa ne sapessero loro di economia circolare. Allora, le risposte sono state abbastanza sorprendenti, cioè il 26% delle persone sanno che cosa è, mentre il 75%, quasi tre quarti, o non ne hanno mai sentito parlare, oppure ne hanno sentito accennare ma non sanno bene che cosa sia. Quindi vuol dire che sul livello di consapevolezza da parte del grande pubblico c'è ancora molto da fare. Nel 25% delle persone intervistate che ha detto che sapeva che cos'è l'economia circolare, gli è stato chiesto a loro: ma voi quanto pensate che l'economia circolare possa essere significativa nel ridurre quello che è il problema ambientale, quindi il discorso dell'incremento di temperature, eccetera? Il 75% di loro hanno detto no, è sicuramente molto importante, ma il circa il 50% è molto scettico sul grado di diffusione dell'economia circolare nei prossimi anni. Quindi vuol dire che è su quello che le politiche dovranno poi appuntarsi, perché questo è effettivamente un dato particolarmente interessante. Allora, scusate, ma se no, lì lo vedo molto piccolo. Allora, quindi l'economia circolare quindi è il nuovo approccio dell'economia circolare deve essere a cavallo quindi tra i sistemi innovativi di settore e le politiche nazionali, quindi occorre un nuovo framework organizzativo. Per fare questo sono necessarie in particolare tre azioni. La prima è quella di identificare quelli che sono gli attori principali, quindi a livello economico, a livello finanziario, i centri di ricerca, le università, che devono essere classificate secondo criteri di innovatività, ad esempio il tasso di adozione di innovazioni tecnologiche. Inquadrare poi i nuovi flussi, che quindi vuol dire interni ed esterni relativamente al sistema, cioè relazioni interindustriali, quelle economiche, i finanziamenti pubblici e privati. Faccio riferimento: Banca Intesa ha messo a disposizione circa 5 miliardi di euro per progetti legati a economia circolare, ma anche approfondire tematiche complementari come possono essere quelle della sharing economy o della servitization. E a questo vorrei fare riferimento al mercato dell'auto elettrica. In Cina, ma anche in Italia, i produttori si stanno sempre più orientando a dare il servizio di batterie in affitto. Cioè significa che chi compra l'auto elettrica si compra l'auto con la sua batteria, ma a fine vita produttiva ha un servizio in affitto per cui la batteria viene resa al produttore, e chiaramente il quale chiaramente ne fornisce una nuova, e a questo punto chiaramente poi il ciclo si chiude in maniera perfetta. Ok, allora qualche cenno, perché a questo punto non vorrei rubare troppo tempo, legato alle iniziative che ci sono in corso a livello quindi di stakeholder, di istituzioni e diversi enti che hanno fatto sull'economia circolare, quindi c'è un dibattito molto vivace che viene anche dal basso. Alcuni esempi a livello di la Ellen MacArthur Foundation credo che non abbia bisogno di essere presentata, è attiva dal 2010, dal 2013 ad oggi ha prodotto circa 23 report sulle varie settori dell'economia circolare, è molto attiva a livello di advice ai policy makers. Poi c'è la European Environmental Agency, anch'essa attraverso parte del network Eonet, che ha lavorato molto sui programmi di riferimento per i rifiuti e quindi sul riciclo dei materiali. E la European Circular Economic Stakeholder Platform, che è un'altra piattaforma che è congiunta, un'iniziativa congiunta dell'European Commission, dell'European Economic Societal Committee, anch'essa che ha un networking di cooperazione tra industrie e enti di ricerca. A livello italiano c'è chiaramente il Ministero dell'Ambiente che produce il report di misurazioni e studi su economia circolare, c'è chiaramente l'Enea, che ha lanciato l'Osservatorio Italiano sull'economia circolare, a cui aderiscono vari soggetti pubblici e privati, tra cui anche la Fondazione Mattei, ma anche il Ministero dell'Ambiente, lo stesso Ambiente e il Ministero dello Sviluppo Economico. C'è il Network per l'Economia Circolare, fondato anch'esso dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, che comprende, sono 12 soci promotori e 25 aderenti, e a lavoro insieme a Enea per un rapporto sull'economia circolare per il 2019. Confindustria, giusto qui vado veloce, ma giusto per darvi un'idea di quali che sono le iniziative in corso, anch'essa tra i suoi aderenti ha lanciato iniziative mirate appunto a diffondere questi concetti e a favorire lo scambio di esperienze tra i vari soggetti aderenti, ha fatto 12 workshop nel corso di quest'anno e ha emesso un proprio report sull'economia circolare. ASVIS abbiamo
a fianco Enrico, e anche, sono chiaramente alleanze più di 230 soggetti, economia circolare è uno degli ambiti su cui è molto attiva tra partnership e collaborazioni. E a livello regionale, così come da un esempio, mi piacerebbe citare, se non altro perché la Fondazione Mattei è presente anche in Lombardia, cioè come nostra sede principale, c'è l'Osservatorio regionale sull'economia circolare che ha più di 100 partecipanti e promuove un approccio collaborativo di partecipazione di tutti quanti gli enti per la declinazione degli obiettivi di economia circolare nell'ambito delle politiche regionali. A livello mondiale gli Stati Uniti si stanno muovendo anch'essi su questo ambito, molto sulla parte campagne educative sul riciclo, campagne di incentivazione da parte dei produttori per il riciclo dei materiali di imballaggio, e stanno anche cercando di forzare, di spostare i costi del riciclo dai governi locali a quelli che sono poi i produttori. La Cina, che è chiaramente importante nel panorama economico globale, chiaramente a livello di peso sul pianeta, ha lanciato le iniziative pilota nei loro piani quinquennali, molto legate quindi ai settori produttivi, nel 2006-2011 e dal 2013 sono parte della loro strategia nazionale. E invece mi piace citare l'esempio del Giappone, perché loro hanno sviluppato una propria visione sull'economia circolare, che la chiamano Sound Material Cycle Society, e c'è il concetto di co-makership, dove praticamente c'è un'alleanza tra il produttore e il consumatore. Cioè qui i materiali sono veramente recuperati completamente, addirittura i metalli, come vedete il 98% dei metalli in Giappone viene riciclato, e i materiali per la costruzione degli elettrodomestici a fine vita produttiva tra il 74 e il 89% vengono completamente riciclati. Addirittura c'è una collaborazione in fase di progettazione del bene, quindi qui loro sono arrivati dove dovremmo arrivare noi, cioè loro progettano già un prodotto per essere poi completamente riciclato a fine vita produttiva, e il consumatore è aiutato in questo, perché una volta che il prodotto è arrivato a fine vita produttiva lo può riconsegnare presso il rivenditore, lo può addirittura riconsegnare presso gli uffici postali, cioè, e addirittura può organizzarsi il ritiro a casa propria da parte di appositi funzionari. Quindi, come vedete, è un concetto ben capillarmente diffuso. Un accenno chiaramente anche ad Eni, che sull'economia circolare sta investendo 950 milioni di euro nei prossimi 4 anni, 220 milioni a livello di ricerca, ha lanciato l'iniziativa del Circular Networking Day, dove favorisce l'incontro e lo sharing experience tra soggetti industriali, appunto per arrivare a progetti comuni e soggetti di investimento. Ha trasformato la prima raffineria, la raffineria di Venezia, da raffineria tradizionale a raffineria verde, utilizzando quindi gli oli di scarto, gli oli vegetali, gli oli di frittura per produrre biocarburanti. Adesso anche la raffineria di Gela sta seguendo lo stesso destino, e ha brevettato la tecnologia del waste to fuel, cioè praticamente la frazione urbana dei rifiuti solidi urbani, la frazione organica viene trasformata con un processo chimico in bioolio, che viene utilizzato come componente per fare il carburante per i mezzi navali. Quindi, giusto per darvi un esempio, che anche sul panorama industriale italiano c'è effettivamente molto fermento. Allora, per chiudere vorrei proporre un nuovo tipo di approccio al problema, un approccio Nexus. Cioè, vuol dire, cosa vuol dire approccio Nexus? Vuol dire superamento di quelle che è la frammentazione o la separazione di politiche settoriali per chiaramente risolvere i problemi sistemici. Questo è un approccio molto utilizzato nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi africani, dove noi come Fondazione Mattei anche quindi collaboriamo, nel Nexus Food, Energy e Water, però che può essere proposto per favorire la penetrazione dell'economia circolare, e lo vedete la proposta di fare un Nexus tra economia circolare, decarbonizzazione e bioeconomia. Questo perché? Perché chiaramente ci sono delle aree di sovrapposizione, ci sono delle interconnessioni tra questi tre settori. Se però vengono riconosciute ex post, di fatto noi perdiamo delle importanti sinergie che possiamo cogliere già dall'inizio, e soprattutto ci esponiamo a una serie di inefficienze o addirittura una serie di conflitti, perché le diverse politiche, quella per la decarbonizzazione, quelle per la bioeconomia, quelle per l'economia circolare, potrebbero
avendo obiettivi, strumenti e programmi diversi, potrebbero effettivamente andare in collisione. Quindi, riconoscendo le aree di interconnessione sin dall'inizio, noi riusciamo chiaramente ad avere un qualcosa che funziona sicuramente molto meglio. Scusate. Per fare questo però occorre uno sforzo analitico maggiore, cioè un approfondimento dei modelli, che esistono dei modelli per l'economia circolare, quelli sono i large scale, material and waste, però questi modelli hanno un grado di sofisticazione molto inferiore a quelli per esempio che invece giocano sulla decarbonizzazione e sul cambiamento climatico, perché sono stati sviluppati molti molti anni prima. E quindi capire quali sono le aree di connessione, le connessioni intersettoriali rilevanti, ci permette di svilupparli tutti in maniera più integrata e quindi avere chiaramente un qualcosa di più efficiente. Questo deve portarsi a, deve essere accompagnato anche nella sinergia e integrazione delle politiche pubbliche, perché ci sono dei nessi tra bioeconomia ed economia circolare, ma sono ancora troppo blandi, anche e soprattutto a livello europeo. C'è il concetto della carbon neutral economy, che quindi è chiaramente legato al discorso dell'economia circolare, però questi sono dei link che vanno sicuramente rafforzati per, affinché si voglia effettivamente creare un impatto. E chiaramente tutto deve essere poi portato a livello delle imprese. L'impresa è più semplice, perché l'impresa per sua natura vede il problema a livello integrato, cioè il materiale in ingresso, il consumo di energia, la gestione del rifiuto, le emissioni in atmosfera, quindi loro chiaramente già lavorano in questo ambito. Quindi, adesso vado rapido e mi vedo di concludere, quindi comporta nell'economia circolare la necessità di creare apposite strutture e capacità industriali, forme di finanziamento chiaramente che sono diverse tra la vecchia economia circolare, faccio un esempio, finanziamenti pubblici per la raccolta differenziata dei rifiuti, finanziamenti privati per la gestione delle piattaforme per il riciclo, oppure forti investimenti invece per creare innovazione, ricerca e sviluppo per nuovi concetti per come riciclare. E tutto questo è importante per poter far in modo che il tutto si possa realizzare, occorre però andare a modificare qual è il quadro normativo. A livello europeo ci sono ancora delle rigidità che impediscono a un rifiuto essere considerato come fosse una materia prima, perché il quadro normativo attuale è ancora legato al concetto di sistema lineare economico. E quindi al di là di una materia prima secondaria, tu ancora oggi non riesci effettivamente a utilizzare un rifiuto per fare per esempio un concime organico, perché il sistema non ti permette di farlo. Quindi per riuscire effettivamente a liberare le potenzialità dell'economia circolare occorre andare a incidere sul quadro normativo. E come le fonti rinnovabili hanno beneficiato nella loro diffusione di finanziamenti pubblici, di investimenti, la stessa cosa deve essere fatta per l'economia circolare, perché molti attori oggi rimangono alla finestra che hanno magari delle soluzioni ad alto potenziale, perché effettivamente non è per loro conveniente investire, perché mancano effettivamente degli incentivi economici. Quindi anche questo è un qualcosa che deve essere assolutamente considerato. Ultima cosa è investire sulla cultura della conoscenza, perché chiaramente il tutto avviene anche con la spinta dal basso, quindi bisogna creare quello che è l'enabling environment, che come ho detto prima, della percezione, l'interesse delle persone devono capire esattamente che cosa stiamo parlando. E quindi concludo, quindi le politiche pubbliche dedicate sono fondamentali affinché ci sia una reale diffusione dell'economia circolare, chiaramente anche secondo l'UNE per questo è anche un'occasione di sviluppo perché avrebbe risvolti positivi sia sull'economia sia sull'ambiente, crea nuovi posti di lavoro, riduce le emissioni atmosferiche e contribuisce quindi a ridurre quello che è il riscaldamento globale, quindi l'obiettivo dell'incremento in temperatura sotto i 2 gradi al 2050. Occorre però chiaramente uno sforzo corale che coinvolga attori diversi tra istituzioni, cittadini e imprese. Grazie, tutto qui. Grazie, grazie mille. Devo dire che sono sempre molto affascinato dal vedere come il macro e il micro si integrano e come un principio come questo metta in moto dei mondi, diciamo.
che cooperano e che sviluppano. Molto interessante. Abbiamo ancora 10 minuti. Se vi sono domande dal pubblico le possiamo fare. Io ne ho una, ma aspetto se qualcuno di voi vuole porre qualche domanda. C'è un microfono o... Sono Carlo Zocchetti, sono un pensionato. Un argomento che ho visto non avete trattato, ma che è largamente impattato dal tema della sostenibilità, scusatemi, è quello socio-sanitario e sociale. Volevo sapere un po' il vostro pensiero sull'argomento. Grazie. Altre domande? Ne pigliamo un paio e poi rispondiamo. No, è che devo... Volevo chiedere una cosa sempre sul tema della sostenibilità, cioè del creare uno sviluppo che non danneggi le generazioni successive. Penso che uno dei temi principali sia quello dell'emissione delle CO2, dell'effetto serra, dell'aumento della temperatura. Recentemente, qualche mese fa, c'è stata una petizione di 100 scienziati al Presidente della Repubblica dicendo: guardate che il discorso che l'aumento della temperatura sia dovuto all'attività antropica è estremamente discutibile, perché si basa su delle equazioni differenziali con multiple variabili che quindi non è. Volevo sapere cosa ne pensate e come si può giudicare l'attendibilità di queste previsioni. Niente, il tema di sostenibilità è un argomento che viene sempre trattato marginalmente perché è complesso, penso è difficile anche da... è quello della sovrappopolazione, cioè a mio modesto avviso nel momento in cui non si riesce a contenere la sovrappopolazione nel nostro povero ambiente, non riusciremo senz'altro con tutte le altre politiche a contenere e a sviluppare un sistema sostenibile, insomma. Voglio fare una domanda da uomo della strada, diciamo, che osserva in maniera empirica così. Nessuno vuole i termovalorizzatori, le centrali nucleari mi pare non ci sono in Italia, no, perché sono bandite, nessuno vuole le centrali turbogas, quindi però... prima che prenda piede un riciclaggio diffuso, diciamo numericamente importante, cosa fare? Nessuno vuole le discariche, io mi domando questo, cioè nell'immediato il problema dei rifiuti e il problema dell'approvvigionamento energetico, con quali provvedimenti si può già correggere? Direi l'ultima. Prego, prego, l'ultima. Poi chiudiamo, abbiamo 10 minuti. Faccio una domanda breve. Il tema delle smart city con tutto il sistema informatizzato eccetera mi preoccupa molto, perché c'è, almeno ho percepito, ci possa essere un problema di compatibilità di questo sistema, secondo me eccessivamente informatizzato, non penso che la persona possa vivere necessariamente solo con questo, legato invece alla possibilità di sopravvivenza degli alberi oltre una certa altezza. Quindi come la mettiamo con questa eccessiva informatizzazione e l'ambiente, nel senso del sistema vegetale che oltre i 3 metri sembra danneggiare le onde? Io sono terrorizzata da questa cosa qua. Ok, dunque mi sembra che siano emersi una serie di temi che non riusciremo a esaurire in un breve giro. Che però dicono ancora di più della complessità e delle interconnessioni. Quindi chiedo chi vuole affrontare i temi. Io partirei dal tema sanitario, se ne accennava in parte anche in un nostro incontro ieri, sull'aspetto medico-sanitario. È il tipico aspetto trasversale. Un po' ho cercato di trasmettere questa idea nel mio intervento. Noi abbiamo un Ministero della Salute che pensa alla sanità, le due cose sono diverse.
La sanità interviene quando la salute non c'è. Questo vuol dire, e c'è qualcosa che non torna in questo ragionamento, ma vuol dire anche un suggerimento. Il suggerimento è pensare più alla salute che non alla sanità. Questo in termini di sostenibilità. E qui intervengono tutte le altre questioni, il rispetto di cui sopra. Mi sono venute in mente due frasi. Una volta ero in Germania e su un'automobile c'era uno scudettino in tedesco che diceva: tutti vogliono tornare alla natura, nessuno a piedi. E questo rende l'idea, è il succo del discorso. Allora, se vogliamo certe cose, dobbiamo coerentemente cambiare certi comportamenti, ma tutti. E mi è venuto in mente a proposito delle questioni sociali e della tecnologia. In un'altra università dei colleghi stavano mettendo a punto delle strumentazioni nella prospettiva della Smart Cities. Era bellina, era un'app che ti diceva quando la panchina era libera. Ho detto, questo va assolutamente contro l'idea di comunità. Io forse sulla panchina mi siedo anche se c'è qualcuno. Quindi l'idea che la tecnologia debba essere utilizzata a servizio e non debba guidare i nostri comportamenti, perché strutturata in quel modo guida i nostri comportamenti in una direzione corretta. Quindi la tecnologia debba essere guidata. Io so che non sto rispondendo in maniera puntuale alle richieste, che sono tutte domande molto interessanti, ma il messaggio che voglio trasmettere è che deve cambiare una mentalità, deve cambiare in chi governa, e qualcosa si sta cercando di fare, ma deve cambiare anche in tutti noi singolarmente. Il professor Giovannini lo sa, io sono vegetariana. Ho fatto questo scatto prima di tutto perché ho avuto rispetto di me stessa, e mi sono accorta che avendo rispetto di me stessa l'ho avuto anche per gli altri esseri viventi, perché è la stessa identica cosa. Chi di voi è disposto a fare cambiamenti di vita? Perché questo ci stiamo chiedendo, non è tanto l'introdurre sistemi che gestiscono i rifiuti, ma chi è che è disposto a produrne meno, ma proprio nella propria casa? E facciamocela questa domanda. Se non riusciamo a rispondere, vuol dire che non ce la faremo. E mi fermo. Professore, popolazione che cresce, quanto sono buone le nostre misure, aveva ragione Malthus, come gestiamo il fatto che appunto tutti vogliamo tornare alla natura ma in macchina? Provo a rispondere in alcuni casi molto a flash. Scienziati che hanno pubblicato, si sa benissimo le posizioni di quegli scienziati che sono una minima minoranza, non so se si può chiamare così, rispetto a tutta la maggioranza larga degli scienziati, e dunque c'è stato un contrappello, di cui naturalmente i media non hanno parlato, degli N scienziati che hanno detto le posizioni che avete espresso non sono corrette sul piano scientifico. Attenzione però, qui c'è una differenza fondamentale, che il cambiamento climatico, anzi il riscaldamento globale, dobbiamo chiamarlo così, sia in atto ormai, devo dire, tutto il più si discute se è causa dell'uomo o no. E la stragrande maggioranza degli scienziati ritiene che sia colpa dell'uomo, in parte, non tutto. Il punto cruciale è, vabbè, ma poi che facciamo noi? Qui ci sono due scuole di pensiero. La prima dice dobbiamo ridurre per esempio le emissioni, la seconda dice ma no, ormai i buoi sono scappati, dobbiamo dedicarci all'adattamento.
non la mitigazione, all'adattamento. Quindi costruiamo un bel muro intorno a New York, a Manhattan, così che quando i mari aumentano, Manhattan si salva. Adesso sto semplificando. Ok, accettiamo per un attimo questa logica. Agli antipodi dell'Italia, sul piano geografico, c'è la Nuova Zelanda. La prima ministra della Nuova Zelanda ha detto: noi accoglieremo tutti e gli daremo la cittadinanza neozelandese a tutti i cittadini delle isole del Pacifico che dovranno abbandonare le loro isole a causa del cambiamento globale, del cambiamento climatico, a cui noi abbiamo concorso. Gli antipodi dell'Italia. Adesso non voglio entrare nelle discussioni, ma capite che il tema mitigazione e il tema adattamento sono due pezzi e tutti e due vanno affrontati, soprattutto perché, e questo è il punto chiave che Paolo ha sottolineato, oggi in molti casi è più conveniente, anche economicamente, questo per rispondere a un'altra domanda, oggi il prezzo delle energie rinnovabili in Europa è inferiore al prezzo delle energie classiche, quelle basate su fonti fossili. Quindi perché dobbiamo continuare a usare le fonti fossili se costano pure di più? Poi c'è il tema della giusta transizione. Supponiamo di chiudere tutte le centrali a carbone. Ok, che ne facciamo del personale che lavora lì? Ecco dove l'aggancio con il sociale, c'era un'altra domanda su questi aspetti, è importante. Sempre più si parla di giusta transizione per non scaricare tutto su chi già è più indietro e non ha magari neanche gli strumenti culturali, come diceva Filomena, per adattarsi e quindi cogliere queste opportunità. L'Istat nel suo ultimo rapporto mostra che le grandissime imprese che hanno scelto la sostenibilità hanno una produttività a parità di altre condizioni del 15% superiore alle imprese che non hanno scelto la sostenibilità, e se sono grandi imprese sono il 10% di competitività in più, se invece sono medie è il 5%. Allora anche la logica, grazie alle nuove tecnologie, sta cambiando perché diventa più conveniente. Arrivo rapidissimo alla questione della popolazione che è stata posta da... ecco, perfetto. Allora, certamente è un tema vecchissimo, è un tema molto complicato, però dobbiamo ricordare che ormai l'Europa è in contrazione demografica, l'Asia è più o meno stazionaria, l'America è sostanzialmente stazionaria. Il vero tema è l'Africa, dove la bomba demografica sta già scoppiando e scoppierà ancora di più. Ecco il tema dunque, e perché sta accadendo? Perché naturalmente sono molto più indietro sullo sviluppo e dunque anche i comportamenti sono di un certo... Sapete, alcuni scienziati hanno stimato che il più efficace dei comportamenti, delle politiche per abbattere il tasso di natalità è l'educazione delle donne. Ma attenzione, non sto parlando della contraccezione, sto parlando dell'educazione, perché intanto le fai stare, diciamo così, a scuola o all'università 3, 5 anni, 7 anni di più e tutto il, diciamo, il ciclo di vita si sposta, ma naturalmente anche perché una maggiore consapevolezza e così via. Questo è il tema che discuteremo stasera alle 7 nel tema della cooperazione. Però assolutamente ragione Filomena, è tutto molto collegato e anche rispetto alla cultura. Noi pensiamo che le soluzioni siano ancora quelle vecchie. È chiaro che 50 anni fa il tema era radicalmente diverso. Mi fermo qui, solo un riferimento alla tecnologia. È vero, noi dobbiamo evitare le aspettative eccessive rispetto alla tecnologia. Però il caso dell'auto che si guida da sola, tanto per fare un esempio, è un tema che
ci pone una serie di questioni etiche molto forti. Gliela semplifico al massimo. Chi di noi salirebbe su una macchina che di fronte al rischio di investire 10 persone uccidendole e buttare noi contro un muro, io guidatore da solo, buttare me contro il muro, sceglierebbe le 10 persone? Chi lo comprerebbe una macchina del genere? D'altra parte, se ci fosse una macchina del genere, diciamo un numero a caso, il 90% degli incidenti stradali verrebbe eliminato e quindi il 90% dei morti e dei feriti, perché raramente le macchine sbagliano, sbagliano anche le macchine, ma sono spesso gli uomini che sbagliano. Quindi lo dico proprio come tensione, per cui sono cose complicatissime, sì. Allora, io volevo tornare al punto che Enrico ha toccato già come risposta legata appunto a quella petizione dei famosi scienziati che dicono che il riscaldamento globale, quindi non cambiamento climatico, ma riscaldamento globale, come diceva giustamente Enrico, è unicamente origine di cause naturali. Allora, sicuramente sono stati anche, c'è stata una disamina delle loro argomentazioni da parte della comunità scientifica, che quindi sono state smontate, alcune perché sono effettivamente false, altre perché non sono state provate, cioè sono delle supposizioni che loro fanno che però non hanno ancora evidenza scientifica. Qual è il punto fondamentale? Che il clima sulla Terra è forse la cosa più complicata in assoluto da dover studiare. Gli stessi modelli si basano su teorie che chiaramente hanno dei riscontri con la realtà, ma chiaramente rimangono delle teorie. Col metodo scientifico, quindi, significa che la teoria non è un qualcosa di, non è un assioma, è un qualcosa che chiaramente è in evoluzione. Questo per dire che c'è una componente antropica, sicuramente sì, e noi su quella possiamo intervenire e abbiamo il dovere, anche per le generazioni future, lo sviluppo sostenibile, di intervenire su quella, quindi di decarbonizzare la nostra società, il nostro mondo, il nostro pianeta, ma c'è anche una componente naturale e forse non tutte i meccanismi della natura sono stati chiaramente analizzati, cioè le forzanti naturali, il peso esatto di queste forzanti naturali non sappiamo esattamente qual è. Questo che cosa significa? Significa che noi comunque dobbiamo lavorare per una mitigazione, quindi per decarbonizzare, ma nel contempo, l'ha citato anche Enrico, non possiamo prescindere da un adattamento climatico, perché noi comunque una modifica del clima ce l'avremo comunque, anche se tutti i paesi del mondo aderissero al 100% con quello che è stato stabilito nel 2015 alla COP21 a Parigi. Quindi noi lavoriamo tutti per arrivare a un incremento di temperatura sotto i 2 gradi, addirittura chi è più estremo dice 1,5 gradi, ma se anche noi così facessimo potremmo arrivare al 2050 con un incremento di temperatura superiore, perché comunque la natura ha i suoi cicli, e lo avete visto anche con le macchie solari, addirittura secondo alcuni scienziati russi noi adesso stiamo entrando in un periodo di raffreddamento globale, perché l'attività del sole è al minimo assoluto, c'è un numero di macchie solari che è al massimo di 50 che non si era mai visto, che significa che la nostra stella è meno radiante del solito e questo potrebbe invece portare un effetto opposto. Quindi che significa? Significa che dobbiamo comunque noi impegnarci, uno, a capire la realtà, la natura dove noi siamo tutti quanti immersi, ma nel contempo a togliere il nostro contributo, perché è lì dove noi possiamo agire. Questo è il primo punto. Il secondo punto è legato a quanto le rinnovabili entrano e quindi cosa vogliamo fare con le centrali turbogas, eccetera. Allora, la decarbonizzazione è un processo in atto ed è sicuramente un processo possibile. Le fonti rinnovabili, fin tanto che non troviamo dei sistemi di stoccaggio che siano chiaramente affidabili al 100%, hanno per loro natura una loro variabilità, e quindi è normale che la giusta transizione, come l'ha chiamata Enrico, ci debba essere, in particolare nei paesi in via di sviluppo, ai quali tu non li puoi dire dall'oggi al domani guarda, non puoi più usare il carbone o il gas ma devi passare alle rinnovabili, quando loro hanno ancora un'economia che si sta sviluppando, perché vuol dire ucciderli nella culla praticamente. Quindi noi abbiamo
lanciato un'iniziativa insieme a SDSN delle Nazioni Unite, il professor Jeffrey Sachs. Abbiamo fatto un workshop appunto ad aprile su un percorso tecnologico verso una completa decarbonizzazione nei settori dei trasporti, nel settore della produzione di energia, nel settore dell'industria pesante e nel settore delle costruzioni. Tecnicamente è fattibile nel 2050, ma chiaramente deve essere declinato a seconda dell'ambito geografico ed economico in cui noi ci troviamo ad operare, affinché questa transizione sia effettivamente giusta. Grazie. Siamo fuori tempo massimo. Ringrazio tutti per questo sguardo così complesso e affascinante sul tema, e ricordo che il meeting si sostiene anche economicamente, e quindi vi chiedo di essere generosi nelle vostre donazioni. Buon pomeriggio a tutti.